Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Aura di Nerissima e Al Capone di Papa V. Bene o male sapete già quello che penso di questi due ragazzi, per me sono una delle cose più belle successe al rap italiano negli ultimi anni. L'anno scorso sono usciti con Mafia Slime, un album che io personalmente ho adorato, ci ho fatto anche una reaction e ve la lascio in descrizione. E poi alla fine mi è piaciuto così tanto che l'ho messo anche nei top 5 album del rap italiano usciti proprio nel 2021. Non vi dirò a quale posto perché dovete andare a guardarvi il video, vi lascio il link in descrizione. Aura teoricamente è uscita la settimana scorsa e partirei proprio da qui, non l'ho ancora ascoltata chiaramente, altrimenti non ci farei la reaction. Ho aspettato un giusto pretesto, visto che Papa V droppava questo singolo invece venerdì a mezzanotte, praticamente ieri, cioè in realtà oggi, e allora ho accoppiato le cose e ci ho fatto il video. Ho visto che tra l'altro proprio anche ieri è uscito il one take per qualche radio, non mi ricordo il nome, quindi diciamo che stanno belli sul radar. Secondo me, ripeto, sono una delle novità più fresche degli ultimi anni per il rap italiano, entrambi molto particolari, soprattutto Nerissima, come anche tra qualche minuto ascolteremo, che c'ha uno stile tutto suo. Andrei anche subito, insomma, così ad ascoltarmi le canzoni. Come sempre, prima di farlo vi ricordo di lasciare un mi piace se no dopo ve ne scordate, ma soprattutto iscrivetevi al canale in modo tale da rimanere connessi e non perdervi ogni tipo di contenuto. Cazzo, ma la mia faccia è freddo. Ambiguo sto sample. Sto provando a fare i soldi tipo i soldi un miliardo. Ok. Accarezzo la pelliccia leopardo. Ho tanta roccia, ho speso tanta roccia. Ok. Peso. Sono sempre stato vero. La città che parla. Quattro di notte sono al baracchino. Citazione a baracchino. Sto provando a fare i soldi tipo i soldi. Il beat è particolarissimo. Questo ragazzo, mi saluto mio squalo. Dammi la tua parola. Stai spingendo. Ok, ara. Spinge. Gatti tutta rotta tipo manca una ruota. Lei vuole farlo con lo squalo. Ok. Culo qua sta parlando. La ragazza vuole un pezzo di me. Sapere come vivo. Giro con sti cari che ti uccidono se sbagli. Al mio taglio di capelli, quindi passa dal barber. Sfumatura sicura. Allaccia la giusto per la cronaca, anch'io c'ho il taglio squalo, solo che sono cresciuti e adesso non si vede. Comunque, a parte gli scherzi, il pezzo è veramente una hit. Mi è piaciuto tanto. Come avete avuto modo di sentire, magari soprattutto chi non lo conosce, Nerissima ha tutto uno stile suo molto particolare. Innanzitutto tutto un suo slang originale, perché poi alla fine anche la cosa dello squalo, non c'è mai stato nessuno insomma che ci ha puntato troppo su questo immaginario, diciamo così. Ma poi soprattutto anche il flow. Per esempio prendo una barra a caso che mi ha gasato all'inizio, è stata tutta Ferrari, tutta rossa confetto. Cioè questi giochi di parole col suo modo che ha di pronunciare le parole, secondo me sono una combo devastante. Una cosa che mi è piaciuta parecchio 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 di questa canzone è la produzione, che secondo me è stata fighissima, come al solito fatta da Fritu, che si può considerare tranquillamente il main producer di Nerissima ma anche di Papa V alla fine. Aveva un sacco di influenze secondo me anche sul West Coast, nonostante il beat poi è uscito tutt'altra roba, e mi è piaciuta davvero tanto. Ora io non so entrambi se stanno lavorando a progetti solisti o magari a un secondo capitolo di Mafia Slime o in generale un altro progetto che li coinvolga entrambi ma che non c'entri un cazzo con Mafia Slime, però questo singolo è veramente tanta roba. Tra l'altro dico questo anche perché mi sembra che sia il terzo droppato da Nerissima, insomma da Mafia Slime in poi, perché è uscito anche Tutta Mia e Spingere una Caterva, sì, quindi esattamente è il terzo singolo. Non lo so se è vicino un progetto, fatto sta che lo voglio perché veramente loro due mi mandano in fissa completamente. Però parlando di questo singolo non posso dirvi altro che non sia che una hit. Detto questo ragazzi, senza perdere nemmeno troppo tempo, anche perché ho da fare dopo in mattinata, io andrei a sentirmi subito il singolo di Papa V, che dalla preview e soprattutto anche dal fatto che hanno mezzo cantato le loro strofe al One Take FM, ho visto degli spezzoni, non mi sono visto tutto il video, sembra qualcosa di veramente micidiale, quindi ascoltiamocelo. E come al solito c'è Fritu. Tu fai conto che Milano è Chicago. Papa di Al Capone, se qualcuno parla muore. Sono in strada come Dio comanda. Come Dio comanda. Mi sento a casa. Non me l'aspettavo mezza conscious. Perché stavo per morire ma non ero dentro un sogno. Tossici del cazzo come te, non valgo la metà di me. Siete buoni solo a far di e la vita è una, la vivo con il cuore in gola. Una come tutta la notte. Non esprimo male ma il concetto è puramente giusto. Ok. Capito il trucco. Banconote nascoste nelle pareti in camera. Dopo che la scopo, c'ha la figa che lacrima. Spero solo che mangio e non sia tutto duro. So che un giorno farò un figlio sarà ricco in culo. Allora, come ho detto anche durante la reaction, vi devo dire la verità, non mi aspettavo un pezzo mezzo introspettivo, comunque conscious, perché soprattutto da quegli spezzoni che ho sentito del one take sembrava proprio un banger cattivo in
culo. Però devo dire che comunque anche questa sfumatura che ha dato la produzione al pezzo non è per niente male. Secondo me, tra l'altro, la produzione ricorda molto un tipo un tape beat alla Lil Durk, The Voice, insomma. Sono un po' quelle le vibes che ho avuto. Papa V, nonostante magari siamo nettamente più abituati a sentirlo su robe grezze, su robe cattive, secondo me ci ha saputo fare molto bene. Il ritornello carino ti entra subito in testa, chiaramente dopo Al Pacino dovevano fare anche Al Capone, e anche le strofe sono potenti. Poi lui magari a livello, come dire, di tecnica o di flow rispetto a Nerissima forse è qualche passo indietro, però compensa assolutamente con attitudine e proprio con la potenza che emanano certe barre, perché prendo l'ultima a caso così, spero solo che mangi non sia tutto duro, so che un giorno farò un figlio e sarà ricco in culo, cioè proprio dentro le barre riesce proprio a esprimere dei significati forti. Vabbè, poi soprattutto in Mafia Slime ci sono certe barre da Oscar, direi. Quindi vabbè, mi è piaciuto un casino, e mi piace anche questo magari suo piccolo switch a livello di stile, provare a fare qualcosa di un pochino diverso. Come ho detto prima, sono in hype di brutto per un qualsiasi progetto, cosa che possano annunciare questi due, perché attualmente secondo me sono tra le novità più fresche del rap italiano e spero vivamente che se ne accorgano un po' tutti. Detto questo, senza perdere troppo tempo, io la finirei qui. Alla fine tutto quello che avevo da dire ve l'ho detto, le canzoni entrambe mi sono piaciute, quindi non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate, quale dei due singoli avete preferito, vi piace più Nerissima o Papa V, siete in hype per un loro progetto o in generale per due progetti solisti, insomma poi vedremo quello che si farà. Fatemi sapere tutto questo qui sotto con un commento, come al solito se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video, ogni contenuto che carico. Qui sotto in descrizione come al solito trovate tutti i miei social, mi raccomando seguitemi su TikTok e gruppo Telegram, mi raccomando entrate in tanti, ma anche le mie playlist dove ho sicuramente aggiunto entrambe le canzoni, a quella del rap italiano ma poi ce ne sono tante altre. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.